Ciao a tutti ragazzi, oggi sono con la mia splendida cliente Silvia nel mio istituto di dermopigmentazione e visaggistica Gioia Tauro. Benvenuta Silvia. Grazie. Allora ragazzi, Silvia vi vuole raccontare un po' la storia delle sue sopracciglia perché purtroppo si è affidata a mani inesperte ed è stata un po' deturpata. Silvia, lascio la parola a te. Mi sono affidata ad un centro estetico che non mi ha soddisfatta, in quanto dopo la prima seduta, passati 5 giorni, ho cominciato a vedere uno scolorimento eccessivo della parte trattata. Per cui mi sono rivolta a questa ragazza e mi è stato detto che era una schiaritura normale. Poi da lì a seguire, nell'arco di 20 giorni, ho perso completamente tutto il lavoro che avevo fatto e non mi è stato né risarcito nulla né mi è stata ritrattata la parte. Quindi ti sei comunque affidata a mani inesperte, effettivamente non ti eri neanche tanto documentata sulla persona, oppure ti avevano comunque promesso dei risultati. Sì, mi avevano messo dei risultati, ma non sono stata trattata nella parte come è successo qui prima di fare il trattamento. Quindi la pelle non è stata preparata, in Sì. quanto Silvia comunque ha una pelle sensibile, tendenzialmente grassa, e quindi effettivamente la problematica sua è appunto che la pelle, prima di essere trattata con la dermopigmentazione, doveva necessariamente essere preparata. Silvia, come ti sei trovata col metodo SOS sopracciglia? Benissimo, soddisfatta al 100%. Consiglieresti alle altre donne che come Assolutamente, te? sì. Bene, quindi dici sì, SOS sopracciglia? Sì, hai lo stesso sopracciglia. Ciao!